questi fatti riguardanti questa guerra tra Maradona e il fisco, quali saranno le prossime mosse che avete intenzione di intraprendere? Le mosse legali. Premesso che Maradona è libero di tornare in Italia, che noi non strumentalizziamo nessuno e che non c'è bisogno di strumentalizzare, le mosse legali saranno ovviamente la fine dei procedimenti che noi abbiamo in essere e che non sono finiti, quindi Maradona non è stato mai condannato, perché c'è ancora un appello, c'è ancora un ricorso per Cassazione, dopo accedere alla giustizia della Corte Europea, perché visto che dobbiamo far ridere, dico io, anche i giudici europei, porteremo questa questione davanti ai giudici della Corte Europea, che sappiamo essere molto abituati a condannare lo Stato italiano, quindi non sarà né la prima né l'ultima procedimento e condanna dello Stato italiano, quindi noi accederemo con la giustizia, ma la prossima mossa sarà il ritorno di Maradona italiana, di Maradona in Italia a Napoli nei prossimi giorni, e quindi il ritorno di Maradona per far parlare dal vivo un soggetto che per 25 anni è stato terrorizzato a non poter tornare neanche in Italia, quando invece molti altri soggetti che l'evasione l'hanno veramente fatta, cioè molti altri evasori o molti altri sportivi tipo Valentino Rossi, a Valentino Rossi nonostante fosse evasore non mi risulta che qualcuno gli abbia mai mignolato il casco, non è mai successo, invece a Maradona gli hanno preso l'orecchino, gli hanno preso il cachet, l'hanno perseguitato in tutti i modi. Io non ho mai visto la Guardia di Finanza aspettare all'aeroporto un soggetto per togliere gli orecchini, cioè è stata fatta veramente una condotta, una procedura unica. Vabbè, lui si chiama Maradona, quindi nel bene e nel male forse merita anche questo, ma a me non era mai apparsa una cosa del genere, neanche nei film. Quindi Maradona verrà in Italia, verrà a parlare, attualmente può venire, perché tra l'altro non c'è nessuna cartella notificata, noi sappiamo che per fare un'esecuzione nei confronti di un soggetto bisogna notificargli la cartella, devono passare almeno 5 giorni nel caso di intimazione di azioni esecutive, dopodiché il soggetto ovviamente può essere migliorato nel suo patrimonio e noi ovviamente ci aspettiamo e desideriamo che qualcuno notifichi per la prima volta regolarmente un atto a Maradona, perché ora che Maradona si può difendere, quell'atto, se qualcuno avrà il coraggio di notificarlo, nonostante un accertamento fiscale originario e presupposto nullo, noi lo impugneremo davanti ai giudici e penso che un giudice che leggerà le carte e ci darà ragione lo troveremo. Scusa, io sono l'autore di quella scissione Scambiamo Città Italiana, penso che lo ricordate. Io penso che ora è giusto leggere questa scissione qua. Se ci sono altre domande sul caso Maradona? Perché se no ci scambiamo, siamo fregati tutti, non si salva nessuno. Lo disse il cardinale sempre quando l'ho conosciuto. Disse, se non si salva lo Stato non si salva nessuno. Possiamo chiudere. Chiari? Qualcuno ritiene ancora Maradona sia colpevole? Eh?